Tanto va bene, grazie per la. Diciamo, siete state così esaustive che davvero diventa difficile andare a trovare qualcosina. Però, diciamo, tra quello che ho preso, che ho reperito, insomma, dall'interazione nella chat, altre cose che ho preso dai social network, perché mentre voi parlavate, poi questo è un altro aspetto, no? Che si possono fare più cose contemporaneamente, e quindi tra le più cose contemporaneamente c'era quella che avete fatto voi stesse di mettere una foto su Facebook, di mettere un commento. Quindi siamo tutti presenti contemporaneamente in più luoghi. Più visto che parliamo di libri, volevo ricordare che è stato citato il libro di Cherdy Tarko, questo ultimo, che appunto Maria ha detto, ha fatto un passo indietro rispetto all'entusiasmo dei primi anni 2000. Questo libro ha un titolo che è veramente fantastico, che in inglese, è Alone Together. Allora, questo Alone Together è quello che potete vedere, possiamo vedere tutti, entrando in una pizzeria un sabato sera quando c'è un compleanno di adolescenti. E vediamo che sono tutti con i telefonini in mano, probabilmente intenti a qualche social network, e non si rivolgono la parola, diciamo, mentre sono di fronte. Ma dunque, io ho preso una frase qui che ho trovato su uno dei tanti gruppi, è un gruppo di insegnanti. La frase però, secondo me, insomma, è piuttosto interessante e mi sembra importante citarla qui. Questa professoressa dice: pensare che fino a 2 anni fa odiavo Facebook. Invece le nostre interazioni ci aiutano tantissimo. È questa potenzialità che dovremmo far capire ai nostri alunni. Quindi è evidente che c'era un pregiudizio. Poi evidentemente questa signora, questa insegnante, ha cominciato a partecipare a un gruppo di Facebook di tipo professionale e ora addirittura, come dire, vorrebbe ribaltare la propria esperienza, sugli alunni. Questo ribaltare l'esperienza positiva sugli alunni credo che sia davvero uno dei punti fondamentali. Cioè, Maria l'ha ricordato, parliamo di educazione ai media, ma questo particolare media, per non parlare di tutti gli altri, ma di questo particolare media, davvero, se non se ne occupa un po' la scuola, non se ne occupa nessuno. Cioè, i ragazzi, li usano in maniera spontanea, ma non ne hanno grande consapevolezza, e qui poi si innestano tutti i problemi di bullismo telematico, cyberbullismo vero, presunto, esagerato a volte. Per esempio, non è un social network, ma l'applicazione più utilizzata dai ragazzi, dai ragazzini, già dalle medie, è WhatsApp. Ecco, questo WhatsApp, che non ha niente a che vedere con Facebook, ma questi, come dire, ce lo hanno costantemente attivato. Poi ci sono state altre domande interessanti, poi vedete un po' voi se riuscite a dare qualche risposta. Questo si ricollega, ad esempio, una domanda era: avete affrontato il problema dei social network per adolescenti non seguiti? Appunto, proprio questo è il problema: se non sono seguiti, il divario digitale, il digital divide, che è oggi giustamente non tanto quello dell'accesso, perché bene o male il telefonino e addirittura quasi direi lo smartphone ce l'hanno in tasca davvero in molti, ma è quello delle competenze. E qui la scuola davvero è in difficoltà. Poi sul discorso dell'identità. C'è una domanda di un insegnante di scuola media, dice: faccio bene a consigliare ai ragazzi un nickname? Ma qui vorrei rispondere, potrei provare anch'io a rispondere, ma un insegnante di scuola media, parliamo di quale social network? Il limite dei 13 anni, che facciamo? Facciamo finta che non ci sia, e quindi noi per primi, come dire, suggeriamo ai ragazzi che alcune regole si possono rispettare. Io so benissimo che ci sono genitori che attivano l'account di Facebook ai loro figli prima, molto prima. Come interpretare questo comportamento? Ancora sui rapporti tra genitori e figli, non so se lo condividete anche voi partecipanti, è un fenomeno sempre più comune
diciamo, uso un termine un po' improprio, la de-amicizia tra genitori e figli adolescenti su Facebook. Cioè, a un certo punto i figli tolgono l'amicizia ai genitori, magari l'hanno avuta all'inizio, giusto a quando hanno avuto l'account i primi anni, a 13 anni, diciamo a 13 anni. Però quando arrivano poi a 16-17, gliela tolgono. Perché chiaramente non hanno più, non gradiscono più che si veda tutto, tutte le loro, si vedono tutte le loro attività. Su questo qualcuno ha già pensato che in futuro alcuni di questi ragazzi potrebbero avere qualche problema, perché il loro futuro datore di lavoro potrebbe andare a vedere il profilo Facebook. Lo farà, non lo farà. Se Dio vuole, Facebook ha anche un oblio piuttosto rapido. Anche se poi alla fine, volendo cercare bene, le cose si trovano. E poi c'è una domanda veramente fondamentale: come fa un docente a promuovere l'apprendimento su Facebook se non ha mai partecipato? Cioè, se uno non vive la rete, come si dice, come può pretendere di trasmettere, di aiutare i ragazzi a sviluppare questa loro competenza? Poi, diciamo, ce ne sono altre sull'avvertire l'invasione, l'ingerenza del docente su Facebook. Qui ci sono due situazioni, sono i ragazzi che chiedono immediatamente l'amicizia, ed è stato già detto, cosa fa l'insegnante? Per Maria è facile, i suoi studenti sono universitari, sono tutti adulti. Già con ragazzini è molto difficile trovare un equilibrio. E chiuderei, e poi vi ripasso la parola per cercare di dare qualche risposta. Chiuderei con veramente una idea, Giovanni, che dice: avete mai pensato a una certificazione di qualità? Perché tra le varie cose che si sono dette, l'uso dei nickname nei gruppi professionali, quale gruppo professionale può dirsi al riparo, per esempio, dai troll, no? Da persone che disturbano? Ecco, una certificazione di qualità, come si potrebbe fare? Pensate che sia possibile? Io vi dico la mia, personalmente credo di no. Anche il concetto di democrazia in rete non regge. Cioè, non posso fare un sondaggio in un gruppo Facebook dove ho magari 2000 iscritti, ma magari meno di 100 partecipanti effettivi. Che senso ha un sondaggio di questo tipo? Bene, ce ne sarebbero molte altre, ma ne ho già dette troppe. Proviamo 10 minuti di riepilogo. Posso rilanciare? Vai. Penso che ad occhio ci siano. Penso, mi sentite? Sì. Penso che ad occhio ci siano tutte le premesse, magari non sotto Natale, non durante le feste col panettone, magari ci pensiamo insieme. Penso ci siano tutte le premesse per bissare, trissare, quadrissare, insomma, per ripetere, perché qui le domande emergono e penso che più diamo risposte, più E più vengono fuori altre domande, vuoi dire, certo. sì, perché è effettivamente io l'avevo quando l'abbiamo scritto nella promozione, abbiamo detto il primo test in italiano sull'argomento e da un certo punto di vista è quasi strano, no? Che arrivi dopo tanto tempo, al di là del tempo che ci vuole anche per fare una ricerca di questo tipo. Però è chiaro che sono tanti i dubbi e la voglia di applicare e di agire. Quindi io rilancio su un'ulteriore serata, un ulteriore appuntamento anche di approfondimento ulteriore, no? Anche gli aspetti operativi, che sarebbe molto interessante. Approfondire ulteriormente, no? Siete state un po' sintetiche, ma dovuto al tempo, non altri motivi. Io sono assolutamente favorevole, mi fa molto piacere. Non so se Stefania vuol dire qualcosa, io ho 5 minuti di replica, me li prendo volentieri, però chiedo prima a Stefania se vuol parlare. No, 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 vai pure Maria, tranquillo, grazie. Allora, non possiamo che tematizzare, perché appunto sono le 11 meno 10. Però mi sembra che alcuni nodi emergano con chiarezza. Prima di tutto questa mancanza di capacità.
e diciamo da questo punto di vista di competenze. Il nostro paese accusa un certo ritardo sul tema della media education in generale, che poi si fa sentire anche sul versante dei social network, per cui è difficile anche spiegare che non è solo questione di crearsi un profilo, ma di capire come funziona la macchina. Quando parlavo di grammatica del dispositivo, c'è una persona che mi ha chiesto la domanda cosa intendi, intendo regola di funzionamento, cos'è la grammatica? Mi sentite? Mi sentite? Sì, Maria, io ti sento. Ah, ok. Una grammatica include delle regole che governano il funzionamento di una lingua e anche il fatto che una lingua possa avere un significato. Ugualmente abbiamo a che fare con linguaggi, quelli mediali, e dobbiamo possederne le grammatiche. Quindi c'è un problema di conoscenza approfondita del dispositivo. Due. C'è un problema di tipo, come posso dire, socio-istituzionale e relazionale. Cioè, le persone, qui nei social network ti devi mettere in gioco in qualche modo, devi scoprirti, oppure no, o fino a che punto. Quindi è proprio un problema di ripensare le relazioni, ripensare i rapporti, ripensare anche il rapporto tra studenti e docenti. È chiaro che è anche in gioco questo. Ripensare il rapporto tra docenti e studenti e mettersi in gioco su un terreno così importante come quello della conoscenza ai media. Antonio citava il caso della domanda, ma i ragazzi non seguiti né a scuola né a casa? Sì, c'è tutto il mondo dei centri giovanili. Io faccio lezioni sui social network, ad esempio, agli educatori sociali. Credo anche che il lavoro sociale oggi, di tipo educativo, non possa prescindere dalla conoscenza di questi dispositivi. Credo che sia fondamentale, perché a questo punto tutte le agenzie educative sono fondamentali per lavorare su questo fronte. Quindi allora, problema di competenze, di media education, problema di ridefinizione dei ruoli e dei rapporti istituzionali, fondamentale. Poi, riguardando lo schema delle domande che c'erano, un po' più specifiche, qualcuno diceva, ma che cosa c'è? Dice, per esempio, mi ha colpito la domanda di Filippo Ceretti quando dice qualche perplessità nel considerare criticità elementi come mancanza di funzionalità specifiche, erosioni dei ruoli, volontariato. Qui merita un approfondimento questa domanda, perché? Perché alla fine quando noi parliamo di mancanza di funzionalità specifiche ci si riferisce al fatto che banalmente Filippo, per fare una ricerca in un gruppo in Facebook su un determinato post pubblicato qualche mese fa, è quasi impossibile. Quindi diciamo in termini di memoria del gruppo e anche come fonte di conoscenza, questo strumento non è il migliore. Quindi in questo senso se un insegnante deve creare dei gruppi di discussione che poi producono discussioni approfondite ma poi non si può recuperare ciò che è stato detto, beh questo è un limite. Il problema dell'erosione dei ruoli non è un problema in sé. Ma è un problema nella misura in cui non si sa come ritematizzarli o ricontestualizzarli o risignificarli. La questione del volontariato si lega al fatto che comunque c'è tanto lavoro probabilmente più non riconosciuto che qualche docente potrebbe non accettare. Io di questo faccio spesso esperienza. E ancora, e poi io veramente poi passo la parola alla Stefania. Che dice, un'altra domanda che mi aveva colpito era, dice, pensate che in Italia siamo indietro nel processo di evidenziazione delle evidenze per l'apprendimento informale? Avete preso in considerazione eventualità modalità procedurali di attuazione di evidenziazione? Qui, di nuovo, ritorniamo al tema del formale e informale, che secondo me è il terzo nodo. Ora, a parte la questione delle funzionalità, che ho risposto a Filippo per non dimenticarmene, però se io dovessi tematizzare i tre nodi, veramente sono questi. Capacità, rapporti, istituzioni e ruoli e infine formale e informale. Bisogna trovare il modo di creare un ponte.
sempre Filippo diceva prima, ma non è che poi formalizzando l'informale alla fine rimettiamo il vestito che volevamo toglierci? Secondo me non si tratta di riconoscere l'informale nel senso della sua formalizzazione, ma si tratta di riconoscere l'informale nel senso di una sua valorizzazione, eh? Valorizzazione, soprattutto se si lavora con studenti svantaggiati. E oggi il disagio nelle nostre scuole cresce, sta aumentando, il disagio nelle nostre scuole sta raggiungendo delle percentuali sconcertanti. Cosa facciamo? Ci disfacciamo di tutti questi studenti o vogliamo in qualche modo metterci dei nuovi occhiali e cercare di riconoscere, nel senso di valorizzare, saperi, apprendimenti, conoscenze che si sviluppano in altri modi, in altre forme e così via. Questo è il punto con cui io personalmente chiudo, perché mi sta anche molto molto a cuore, proprio per il fatto che si rischia qui di fare una educazione sempre meno for all. Se non ci riagganciamo alla valorizzazione dell'informale, si rischia davvero di creare delle scuole in cui il divario digitale è dentro, non tra quello che chi ha a casa ha e non ha, ma è dentro la scuola. Io con questo personalmente ho detto la sostanza di quello che volevo dire, però ecco Stefania, se vuoi aggiungere degli aspetti anche tu, le domande erano tante e quindi ti passerei la parola. Grazie Maria, sì, effettivamente le domande erano tantissime e io non sono neanche riuscita a leggerle tutte perché comunque mentre si parla poi è difficile tenere d'occhio anche la chat. Una cosa che però mi ha colpito è questa grande preoccupazione, queste molteplici perplessità legate all'utilizzo di questi ambienti, mi riferisco a Facebook in particolare, soprattutto per fasce di ragazzi più giovani, no? Quindi Antonio ricordava la questione che legalmente per iscriversi a Facebook occorre avere 13 anni, tutti noi sappiamo quanti minori di 13 anni in realtà siano iscritti su Facebook, spesso con la complicità dei loro genitori. Su questo addirittura c'è della letteratura specialistica che spiega perché i genitori si fanno complici dei loro figli per aggirare le regole legate al fatto che minori di 13 anni, mi riferisco soprattutto agli Stati Uniti, non possano iscriversi su Facebook. Non abbiamo il tempo per entrare nei dettagli anche di questo aspetto. Quello che mi interessava sottolineare era che quello che io ho notato nella mia esperienza in diretta, soprattutto, quindi basata su resoconti di amici, colleghi, sulla lettura di articoli della letteratura, eccetera, è che quanto è più facile proporre questi ambienti a scopo scolastico, educativo, didattico, chiamiamolo come vogliamo, a ragazzini, quanto diventa più difficile proporla degli studenti più adulti. È come se, cioè, non è come se, è così, cioè, ormai nella mentalità, come dire, nella pedagogia implicita, ecco, pur non volendo abusare di questo termine, che uno studente è arrivato alla soglia dell'università, quindi 18, 19, 20 anni, si porta dietro, tende a rimarcare, a demarcare in maniera molto nitida che cosa va bene per lo studio, che cosa va bene per lo svago, gli amici e la socializzazione. E quanto sia faticoso anche da parte di docenti, pochi peraltro, va detto, non è che siano, come dire, così numerosi, come sia difficile, dicevo, per questi docenti proporre di svolgere delle attività, ad esempio, su Facebook. Ecco, allora, lo studente adulto che dovrebbe avere maggiore consapevolezza, dovrebbe avere delle competenze di tipo digitale, tecnologico in generale, ma soprattutto competenze legate a un utilizzo consapevole di questi strumenti, spesso anche quello più reticente, quello più refrattario rispetto a un'importazione
di questi ambienti nelle pratiche didattiche e dello studio. Questa è una cosa che mi colpisce molto, su cui secondo me varrebbe la pena riflettere. D'altra parte ci sono invece i ragazzini, quelli diciamo dei 13 anni in su, dai, per non tirare in ballo quelli della prima e della seconda media, che sarebbero entusiasti di farlo e che si trovano spesso di fronte degli insegnanti preoccupati, spaventati, che non sanno come gestire la questione della privacy, della tutela dei minori, che hanno bisogno di autorizzazioni su autorizzazioni da parte della scuola, dei genitori e così via. A questo proposito, però, volevo ricordarvi che nella sezione di buone pratiche del libro c'è un'esperienza che a mio avviso può essere importante segnalare, che è quella di una scuola superiore che nell'ambito dell'insegnamento di italiano ha utilizzato WordPress, quindi non stiamo parlando di Facebook né di Ning né di Elg, ha usato WordPress con i plugin da social network per realizzare un'esperienza stile social network. Il senso e la bontà di questa esperienza, a mio avviso, stanno soprattutto nell'aver configurato una sorta di palestra, quindi il luogo in cui esercitarsi a prendere le misure in qualche modo con delle funzionalità da social network, per poi in qualche misura superata questa fase di addestramento, di preparazione preliminare, poter fare il salto all'interno di un ambiente più ampio, più aperto e anche più rischioso. Ecco, questa secondo me è una indicazione che può essere, di cui può essere utile tener conto. Quindi, come dire, non andare allo sbaraglio, insegnanti e studenti, ma in qualche misura arrivarci per gradi, attraverso anche delle tappe intermedie che insegnino agli uni e agli altri a prendere confidenza con le funzionalità e le tipologie di questi ambienti. Ecco, questa mi sembra un'indicazione importante, a cui eventualmente far riferimento. Leggevo prima tra i commenti della chat, non solo le domande, quanto, come dire, le perplessità legate all'utilizzo specificamente di Facebook per finalità di tipo scolastico siano ancora, come dire, viste con grande sospetto. Capisco e credo che anche Maria lo comprenda perfettamente. Noi non siamo qui stasera per dirvi siamo a favore di questa posizione o di quest'altra. All'interno del libro stesso il nostro filo conduttore è stato quello sicuramente di mettere in evidenza le potenzialità e il valore aggiunto che questi ambienti possono offrire, ma nello stesso tempo, e qui riprendo quella keyword con cui avevamo quasi concluso la presentazione, siamo anche su una posizione di cauto-ottimismo, consapevoli delle criticità che non vanno sicuramente nascoste o negate. Però ecco, proviamoci. Questa è un po' come dire il mio motto personale. Ecco, finché in qualche misura non mi sono misurata con quella realtà e con consapevolezza e avvedutezza, non posso neanche arrogarmi il diritto di mettere in rilievo limiti o difetti. Ecco, però questa, come dire, è una scelta che resta sempre sul piano personale. Basta, io mi fermo qui perché credo che saremo in grado di andare avanti ancora delle ore, però è Ma tardissimo perché non è il siamo in caso. collegamento da 2 ore. Sì. Quindi niente, Io io vi direi. ringrazio tantissimo. Bene, grazie a tutti. Effettivamente qui, insomma, il tempo è passato anche alla svelta, però tutto sommato sono davvero le 11 e credo che per voi sia stato anche abbastanza faticoso, insomma, siete riusciti anche a condensare tantissime informazioni in poco tempo. Io sono anch'io a disposizione, se volete, se può essere utile per un bis o un tris.
Niente, un saluto a tutti e grazie naturalmente ai nostri ospiti di Insegnalo. Grazie a voi tutti, è stata una serata veramente stimolante. Grazie Luca. Non ho nulla da aggiungere, cioè, ce ne sarebbero talmente tante cose, però non le aggiungerò, perché io per primo avrei tante domande, però penso che veramente disseremo rientrando in tutta una serie di argomenti che per ovvie ragioni abbiamo lasciato in qualche modo a metà, no? O forse a un terzo, un quarto, perché io ho visto il libro, ci sono talmente tante cose. Va bene, allora domani riceverete la registrazione con le indicazioni anche per avere lo sconto. Se lo dovete acquistare, aspettate, domani vi diamo il link, arriverà insieme alla registrazione. E io non posso che dire Luca, buonanotte a tutti, ciao.